Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. È venerdì mattina, io sono ancora in pigiama, devo prepararmi per andare a fare la spesa, ma prima di fare questo ho deciso di girare il video dove vi mostro come, dove vi mostrerò come colorare un pezzettino di Beading Foundation. Siccome devo fare un lavoro, ho deciso di farlo subito perché poi c'è bisogno di tempo per farlo asciugare. Quindi partirei per mostrarvi cosa occorre per fare questa operazione. Ovviamente un pezzettino di Beading Foundation o l'Adhesive Stuff, quello che preferite. Vi servirà del colore acrilico. Io utilizzo questo che è un beige. Poi servirà un po' d'acqua che ci serve per diluire il colore. Un piattino con un pennellino che andrò a utilizzare solo per miscelare l'acqua con il colore acrilico. Poi, se dovete colorare un pezzettino piccino, basta anche un piatto più piccolo, anche il piattino, non so, del caffè piuttosto che del tè, una cosa piccolina. E io poi mi aiuterò con una pinza per manovrare il pezzo tinto, anche perché io andrò a tingere per immersione. Però non è necessaria, si può fare anche con le mani, colore acrilico, poi lavando con un po' di sapone e acqua va via. E poi dello Scottex che ci serve per tamponare un pochino il pezzettino tinto per togliere il colore in eccesso. Quindi procediamo subito. Prendo il mio colore acrilico, ne basta poco, ecco, io non vi do le quantità perché poi dipende un attimino anche dalla grandezza del Beading Foundation. Sono una sporcacciona. Allora, ne prendiamo un po'. Penso che basti questo, sì. Pulisco un attimo. Diventa duro e poi non riesco a chiudere bene il tubetto. Inizio ad aggiungere un po' d'acqua. Allora, la miscela deve essere abbastanza liquida perché deve essere diluito il colore, se no non si assorbe bene e poi resta troppo intenso, non è quello l'effetto che vogliamo ottenere. Ci aggiungo ancora un po' d'acqua. Deve essere liquido. Me ne aggiungo ancora un po'. Ecco, così penso che vada bene. Anche io vado a occhio, quindi il risultato magari non sarà tutte le volte lo stesso, perché non utilizzando delle quantità precise. Ora sono pronta per colorare la mia base, qui non faccio altro che immergerla. Poi giro. Vedete che già assorbe tutto, io ho messo l'acqua, ma ne avanza veramente poco. Lascio proprio che si intinga bene. Provo a accendere la luce. Ma sì, si vede un po' meglio. Ma ora prendo lo Scottex. Un secondo, che questo pezzo qua che ho utilizzato per pulire il tubetto. E lo adagio sopra, giusto per, perché sono intriso, ovviamente, quindi devo. Togliere il colore in eccesso. Provo a zoomare un po'.
per farvelo vedere meglio. Eccolo qui. È perfettamente tinto. Noi ora dobbiamo semplicemente lasciarlo asciugare. Io a volte mi aiuto con il phon per velocizzare il tempo di asciugatura, per ridurre il tempo di asciugatura. E ora vi mostro la differenza con quello bianco. Un pezzetto così. Non restano grumi, cioè è perfetto. Scusate l'effetto verde strano che fa la telecamera, quel verde giallino, perché non è così in realtà. E niente, questo qui è il risultato. Dobbiamo semplicemente farlo asciugare qualche ora e abbiamo una base perfettamente colorata che ci aiuta ad avere un risultato migliore, perché nei bead and broderie gli spazi bianchi si vedono frequentemente. Questo qui invece l'ho fatto con il turchese. Scusate un secondo, voglio fare una cosa, togliere questa base verde. Allora, questo qui è quello verde, così va un po' meglio, anche se in realtà anche il tavolo fa pietà, però è il tavolo dove lavoro. Serve solamente a quello, quindi anche la tovaglia segna un po' tutte le porcherie che faccio quando mi metto qui a pasticciare. Va bene, dicevo, questo è quello verde, questo qui è il beige. E man mano che asciuga noterete che si formano delle piccole chiazze dove magari la miscela va ad addensarsi maggiormente, quindi noi andiamo a correggere tamponando ulteriormente, tamponiamo e il colore andrà ad uniformarsi. Quindi il tutorial è finito. Cosa potrei dirvi ancora? Che potete ottenere anche delle tonalità più scure cambiando un po' la quantità di acqua e colore che noi andiamo a miscelare, perché vi faccio vedere questo, è più scuro. Quindi in base alla necessità possiamo anche avere degli effetti diversi, delle tonalità diverse. Io lo trovo un metodo ottimo, è una valida alternativa a quelli che sono i pennarelli marker piuttosto che i colori per tingere i tessuti. Quindi mi auguro che questo tutorial, brevissimo tutorial, possa esservi utile e che vi possa aiutare a rendere i vostri lavori al bead and broderie ancora più precisi, ancora più belli. Quindi ora io vi do un grosso abbraccio, vi faccio tanti auguri per una serena Pasqua insieme ai vostri familiari e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!